Ecco, noi siamo partiti con un progetto turistico nel 2007, facendo e partecipando al progetto del Touring Club Bandiera Arancione. Siamo stati selezionati tra i 30 comuni della Lombardia per avere un piano di miglioramento e all'interno di questo piano di miglioramento c'erano tutta una serie di iniziative che venivano chieste per poter avere Bandiera Arancione. Bandiera Arancione è un po' il simbolo che viene dato ai comuni storici che hanno un centro storico, un luogo importante da proporre. Ecco, noi abbiamo letto questo piano di miglioramento, siamo in fase di attuazione, pensiamo l'anno prossimo di presentare nuovamente la domanda per ricevere Bandiera Arancioni, come hanno già ottenuto Clusone nel 2008, con l'obiettivo di cambiare, di sistemare alcune cose, tra cui una delle necessità, noi avevamo un piccolo punto di informazione che aveva la Proloco, che era aperto soltanto il sabato mattina, e tra le cose richieste c'era di avere una modalità maggiore di informazione ai possibili turisti. Ecco che allora, in accordo con la Proloco, come amministrazione comunale, abbiamo detto biblioteca punto informativa, lo miglioriamo, mettiamo a dotazione computer, strumenti, documentazione, il personale c'è, vedremo di aprirlo anche la domenica mattina a breve per consentire al turista che viene a Gandino di poter trovare un'informazione sulle iniziative e sulle bellezze che questo paese ha. Credo che il luogo sia centralissimo, in più in piazza di così non si può, è proprio sotto il comune, in una posizione che consente a tutti di poter accedere facilmente. Quindi da qui potranno essere colte e raccolte tutte le informazioni sia sulla montagna, quindi sul nostro arco montano, dal parafulmine alla montagnina, al Monte Sovere, sia le bellezze artistiche che abbiamo, il museo, la basilica, eccetera, sia dal punto di vista dell'accoglienza, dove poter mangiare, dove poter dormire, dove poter ristorarsi. Quindi punto informativo a 360 gradi che credo Gandino necessitasse. Il progetto Cinque Terre muove quindi i suoi primi passi. A partire dai prossimi mesi sarà pronto anche il portale del progetto. Ecco, per quanto riguarda le Cinque Terre, ovviamente noi come Gandino cominciamo a dare il nostro contributo con questo punto informativo per chi viene a Gandino. Per quanto riguarda le altre iniziative, proprio perché mettiamo insieme cinque comunità, entro metà novembre dovrebbe essere attivo il nuovo portale www.lecinqueterredellavalgandino.it, che consentirà a tutti, anche attraverso il web, di conoscere le iniziative che i cinque comuni portano avanti e che credo sarà un modo ulteriore per far conoscere il nostro territorio, la nostra valle.